Amici, un saluto da Guido Pagatta. Parliamo ancora una volta di Formula 1. Ovviamente sapete tutti quello che è successo. Campionato finito, anche se non termina con il Giappone. Ci sono ancora delle gare che saranno inutili e solamente celebrative, con la Red Bull che ha vinto contro ogni pronostico. No, non è vero, contro ogni possibile calcolo, nemmeno questo è vero. La Red Bull ha vinto, come si diceva all'inizio della stagione, anche se i primi Gran Premi della Ferrari avevano fatto sperare, e anche qualcosina di più, che Maranello quest'anno avrebbe potuto dire la sua, soprattutto con una macchina che sembrava finalmente azzeccata dopo i disastri degli scorsi anni e con un pilota come Leclerc, che è sicuramente con Verstappen destinato a fare la storia della Formula 1 nei prossimi 10 anni, nelle prossime 10 stagioni. Quello che però è successo in Giappone ancora una volta mette in risalto l'inadeguatezza della FIA. La FIA, come sappiamo, gestisce tutta la parte motoristica dei Gran Premi della Formula 1. Liberty Media ha comprato, mettiamo, il giocattolo, ma il resto, ovvero la gestione del giocattolo, quello che pedala, se il giocattolo è un go-kart, chi pedala è la FIA, mentre Liberty Media può mettere a posto la struttura del giocattolo, ma su certe situazioni deve stare a guardare. Direi che non si può andare avanti così, anche se i contratti di Liberty Media sono fatti in un modo, non può interferire con la FIA a livello appunto organizzativo, ma siamo arrivati a un punto dove chi ha messo fior di miliardi in una situazione come la Formula 1 non può più stare ad aspettare e a guardare quello che sta succedendo. Ieri abbiamo rischiato anche un qualcosa molto simile all'incidente di Jules Bianchi, anche se questa volta è andata molto meglio, con Gasly che aveva visto la gru in mezzo alla pista, anche se c'era la bandiera rossa, quella gru non doveva starci. Abbiamo rischiato una gara con incidenti su incidenti. Ricorderete cosa è successo a Sainz, che è rimasto praticamente di traverso in un momento dove gli altri non potevano vederlo. È andata bene anche lì. Tutto questo è demerito e colpa della FIA. La FIA deve gestire i Gran Premi, quindi doveva capire che quella gru non doveva esserci, doveva controllare che i giapponesi quella gru non ce la mettessero, così come non doveva permettere di partire con delle gomme inadeguate, un Gran Premio, di far partire un Gran Premio così con gomme assolutamente non adatte alla pioggia che stava scendendo. Detto questo, cosa deve fare Liberty Media? Tanto non sentirà, io credo, Stefano Domenicali quello che sto dicendo, ma magari qualcuno glielo fa notare. Io do l'esempio dell'Eurolega di basket. L'Eurolega di basket è nata ormai 20 anni fa dai proprietari delle varie squadre importanti d'Europa, tra le quali Milano, Barcellona, Real Madrid, Panathinaikos, Olympiakos, mettete voi quelle che volete, Efes Pilsen, Fenerbahce, insomma un gruppo di squadre fondatrici che si sono rotti le scatole di come gestiva in maniera dilettantesca il basket a livello europeo la FIBA. Si sono tolti, tra mille problemi, cause, non cause, impossibilità e via dicendo, si sono tolti dal tutto, si sono organizzati il loro campionato, sono proprietari del contorno ma anche dell'interno, tant'è che gli arbitri di Eurolega sono sì arbitri che vengono anche dai nostri campionati, ma sono stati inizialmente arbitri fatti e comunque creati dall'Eurolega, che poi ha trovato un accordo con la FIBA che si era accorta di aver perso su tutti i fronti e almeno sugli arbitri può fornire un aiuto. Ma chi gestisce il tutto è l'Eurolega. Qui siamo su livelli più grossi, io capisco, Liberty Media, il mondo, le Formula 1, le aziende importanti come Ferrari, Mercedes, Renault, se entrerà Porsche, Honda che dà i motori a Red Bull. Però comunque tutte queste aziende vorrebbero qualcosa di completamente diverso, perché la FIA sta sporcando tutto quello che è stato fatto negli ultimi anni da Liberty Media per cambiare l'immagine della Formula 1. Quindi ci vuole veramente una decisione di quelle drastiche. Siccome non credo che la FIA migliorerà, perché è un organismo burocratico, politicizzato, che non ha nessun interesse a cambiare al suo interno, bisogna tagliarla fuori. Cara FIA, sui Gran Premi Formula 1, arrivederci e grazie. Liberty Media organizza tutto, anche la gestione in pista. All'inizio sarà uno shock per qualcuno, dopo un anno e mezzo, nessuno si ricorderà più dell'esistenza della FIA, almeno nel mondo della Formula 1. Alla prossima.